Eh sì, sono stati davvero degli attimi di paura quelli vissuti stamattina proprio nel pieno cuore di Santa Maria di Castellabate, perché poi si trova lì la filiale del Banco di Napoli, a due passi tra l'altro anche della casa comunale in fase di ristrutturazione. Una delle persone, uno dei rapinatori, è stato braccato poco dopo perché inseguito dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e arrestato nella vicina Matonti mentre cercava di fuggire, mentre il complice, quindi sono due le persone, è praticamente braccato dalle forze dell'ordine. C'è anche un elicottero che sta sorvolando Santa Maria di Castellabate, dunque nelle prossime ore potrebbe concludersi positivamente anche la caccia al secondo uomo. In corso di quantificazione del bottino si parla di qualche migliaia di euro, invece per quanto riguarda le modalità, secondo almeno una prima ricostruzione fornita dai militari dell'arma, queste due persone sono entrate all'interno della filiale del Banco di Napoli e con un coltellino hanno poi minacciato una delle cassiere chiedendo di consegnargli il denaro che era appunto in cassa. A quel punto il personale stesso della banca è riuscito però a far scattare l'allarme e di qui il tentativo di fuga delle due persone. Da quello che sappiamo al momento sono entrambi residenti nel Napoletano. La persona fermata avrebbe intorno ai 50 anni, mentre quella in fuga sulla quarantina, e tutto poi è avvenuto insomma in piena mattinata. La notizia ha creato un bel po' di scalpore, anche paura, perché poi voglio dire la banca sorge proprio nel cuore di Santa Maria di Castellabate e di conseguenza c'è stata grande paura. Ecco, ma il tutto è accaduto in pieno giorno, nel Banco di Napoli c'erano degli utenti, dei clienti? Sì, assolutamente sì, intorno alle 10 più o meno su per giù queste due persone sono entrate all'interno della banca, incappucciate, e hanno intimato poi con questo coltellino di consegnare il denaro, però il piano è fallito perché poi è scattato l'allarme, sono giunti immediatamente i carabinieri, uno è stato fermato poco dopo perché è inseguito, mentre l'altro è in fuga, però sarebbe braccato dalle forze dell'ordine, nelle prossime ore si potrebbe sapere anche qualcosina in più. Quindi il bottino non è stato recuperato, mi sembra di capire. Il bottino ancora no, però insomma dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-4 mila euro su per giù, così pare.